I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Il laboratorio si chiama Colonne Visive ed è un laboratorio sulla regia del videoclip. Analizza tutti gli aspetti che ci sono dietro la realizzazione di un videoclip musicale. Colonne Visive è il titolo che ho scelto di dare al laboratorio. Gioca un pochino con colonna sonora. Effettivamente nel videoclip si fa il procedimento opposto a quello che si fa per costruire una colonna sonora. Nella colonna sonora, a partire dalle immagini, appunto, bisogna pensare, costruire la musica, il commento sonoro e musicale del film. Al contrario, nel videoclip musicale, a partire dalla musica vanno pensate, costruite delle immagini che possono accompagnare quel ritmo, quella melodia. Tutto questo si può fare come? Quello che cerchiamo di proporre nel laboratorio, abbiamo cercato di proporre nel laboratorio, è stato semplicemente fornire degli strumenti base da utilizzare durante l'ascolto di una canzone, per poi cercare di fare un videoclip da quella canzone. Allora, quali strumenti posso utilizzare? Posso utilizzare o meno la possibilità di far fare un playback all'artista. E se faccio fare un playback all'artista, dove lo posiziono? E quanto sarà complesso costruire quel determinato tipo di immaginario? E quanto quel determinato tipo di immaginario si legherà appunto alla mood o al racconto che c'è nel testo della canzone? Da lì si è iniziato a parlare di storia del videoclip. Abbiamo cominciato a parlare dei Soundies, dei Cinebox, dei primi esperimenti fino alla nascita di MTV e poi alla costruzione del videoclip come vero e proprio linguaggio di promozione di una band e di un artista. Tantissimi aspetti che vanno a scandagliare i differenti registi utilizzati per costruire un videoclip e che devono servire ai ragazzi, secondo me, prima di tutto a saper leggere quello che stanno guardando, per poi conoscere approfonditamente gli strumenti che dovranno usare per poterlo realizzare successivamente. Perciò penso sia molto più difficile strutturare e sviluppare un punto di vista prima di premere REC. Questo ho cercato di trasferirgli, cioè ho cercato di dirgli ci sono degli strumenti, delle cose che dobbiamo imparare a guardare perché poi le possiamo utilizzare per fare. Prima impariamo a guardare e poi facciamo.